Tieni, portagli anche i miei saluti a Don Valerio. E vedrai, con questa raccomandazione ti sistemerà certamente. Grazie di tutto, padre. Non le dico arrivederci perché questa volta se trovo lavoro voglio proprio mettere la testa a posto. Ne sono certo. Grazie. Auguri. Grazie. Per belle grazie. C'era corriera. Grazie. Niente. Scusi, Bellegra di sopra. Eccola lassù. Lontano. Voleva andare? Perché lei va su? Se accompagna lei, sì. No, grazie, mi faccio del passi. No. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, il parroco, per favore. Il parroco sta malato, non riceve. Io vengo da lontano, da parte di un suo collega. Dovrei consegnargli questa lettera. È importante. Importante? Importante per chi? Per me. Don Valerio non può parlare, ci ha la febbre a 40. Sta vaneggiando, come ve lo devo dire? Ma io ho bisogno di vederlo, mi dovrebbe trovare un impiego. Io che ci posso fare? Provate a ripassare domani. E mica posso camminare con le mani per terra. Scusi tanto. Lui? Sì. Avrebbe qualcosa per mandar dentro queste 100 lire? Piena, piena. Eh sì, da quando si è ammalato il parroco non è stata più votata. È molto tempo che è malato. È più di un mese. Ecco. Grazie, padre. Grazie. Madonna mia bella, Madonna mia, voi sapete che ha pedito ciò. Mi servirebbero quelle 100 lire. Non sarebbe un furto, sarebbe un prestito. Poi vi giuro che appena il parroco mi dà il lavoro ce le rimetto. Però mi dovreste dare un segno che lo posso fare. Ecco, io conto fino a 10. Se durante il tempo che conto non entra nessuno, vuol dire che me lo permettete. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete conto piano. 6, 7, 8, 9, 10. Ecco. 11, 12, 13, 14. Posso? Grazie. Grazie, ha pregato me lo stesso. Intanto magari posso spedito.
Voi non lo fate muovere! E come faccio così? Solo Gesù mio misericordioso, della divisa mia. Al ladro! Al ladro! Correte! Correte! Fate presto! Questa volta gli facciamo la pelle! Ma da che parte sta? Deve essere dietro l'altare. Allora voi di là, noi di qua e facciamo il rastrellamento. Di qua. No. Oh. Ma dove sta? Se la trova sto mascalzone. Lasciatemi il tempo di alzarmi. Come? Buonasera. Cosa c'è, ragazzi? C'è un ladro. Un ladro? Sì, un ladro. Oh, ma sarà stata una visione. Ma che visione? Sì, succede qualche volta. Lasciateci cercare. Apri, che se sta là un filo. Calmatevi, figlioli, in fondo non è un assassino. Peggio. Beh, sarà passato dalla porta principale. Buonanotte. Lei non va? No. Beh, buonanotte, vado a cercarlo anch'io. Che succede? Che succede? Niente, buonasera. Cercano un ladro. Oddio, ancora un ladro nella mia chiesa. Ma voi chi siete? Io... Mi trovavo a passare, porto i saluti di Don Mario dal carcere di Frosinone. Ah, Don Mario, e come sta? Come sta Don Mario? Bene, grazie. E voi venite da Frosinone? Sì, faccio un giro nei carceri. Per conto della... Ecco, appunto. Anzi, mi diceva di salutarlo, dice che lei mette a posto i poveretti. Li sistemo sempre, sa, sempre. Don Valerio, tornate a letto. Non vedete che voi state male? Oddio, come faccio da solo su? Vi prego, aiutatemi a portarlo sì, di sì. Sopra. Beh, lei adesso può andare. Coraggio. Ma io volessi salutare... Coraggio. Buonasera, Valerio. Don Valerio, avete la febbre alta. Don Valerio, perché vi siete alzato? Ah, che tempi. Non si campa più. La gente non fa che rubare e scannarsi. Hanno tutti più paura dei propri guai che dell'inferno. A proposito, Paolino, hai chiuso tutte le porte. Vado. Accomodati. Che fai lì? Vado a vedere se in sagrestia il ladro si è portato via qualche altra cosa. Bravo. Che disastro, caro Don... Don... Peppino. Scusi, Don... Valerio. Ah, scusi, dovrei andare un momento... Là fuori, a sinistra. Grazie. Vengo sotto, eh? Vieni. Dove è andato? Il prete. Là fuori. E lui, il ladro. Oh, è uscito di qua. Oddio. Oh, Madonna mia.
Buongiorno, figliuola. Buongiorno. Scusami tanto. Tu come stai, del sacco? Dove vai di bello così presto? Al mercato del paese. Ah, capisco. Vai a vendere o a comprare? Tutte e due, a vendere e a comprare. Roba da mangiare? Sì. Brava. Dimmi un po' una cosa. Eh? Che cosa vai a vendere di bello? Cipolle. E là dentro non hai niente da mangiare? No, niente. E da quella parte dove si va? A Bellegra di sotto, ma a piedi ci vuol molto. Sì, eh? Sì. Chiamano. Sì, sta zitto, stiamo facendo la scondarella. Un fiorellino? Sì. Grazie. Sì, adesso scappa se non si accorge. Sì, buongiorno, reverendo. Stiamo facendo una scondarella. Stavo cercando un po' d'acqua. Andavo a Bellegra di sopra per prendervi. A me? Sì, a voi. Non siete il parroco. Brigadier, mi state prendendo pure in giro. Beh, sarete prete semplice, ma io di un prete ho bisogno. Dovete venire con me a Bellegra di sotto. Ma io come faccio? Adesso i poveri ho questo. Allora. Padre, mi dispiace, ma non potete rifiutarvi. Se non è una cosa grave. No, ma può diventare grave. Andiamo, venite. Che fortuna incontrarvi. Ho risparmiato molta strada. Senta, brigadiere. Prevere, siete necessario. Ma perché, è morto qualcuno? Ancora no, per grazia di Dio. Come ancora no? Ma non mi fate parlare, che ho poco fiato. Ma dico niente di grave, insomma. Sciocchezze. E allora facciamo così, io passo prima in canonica, poi vengo da lei. Lei mi dice dov'è. E come faccio a spiegarvi dov'è quella borgata maledetta? Su, montate. Ma dove vuole? Qui, davanti, dove volete? Ma che avete mangiato? Una cipollina. Direi un quintale. Su, montate. Su, cadiamo così. Montate. Ma cadiamo di là perché il peso... Ma no, state tranquillo. Ecco, metta il piede... No, tiso. Ma come faccio a stare mai cadiamo, vediamo. Ma così, no. Ecco, bravo, così, montate così. Fermo. No, è meglio che venire davanti voi. E volete così? Sì. Brigadier, per cortesia. Che c'è? Su che cosa? Su col coso. La gamba tesa. Ma non mi tiri per me. Ecco. Venite su, montate. Santa pazienza. Ma chi me l'ha fatto fare? Ai! Se avessi saputo quel giorno. Ma dove sono? Venga. Perché lei mette i piedi sul morso? Ma perché mangiate tante cipolle? Acidi unici. Anche quando ci riesco, come faccio a manovrare poi? Non Se lei mette bene i piedi sul morso, io pedalo e... Ma io non sono seduto, sto a cavallo una canna, reverendo. Ma mi faccia la cortesia, sì, però mi metta bene i piedi. Ma come vuole che metta i piedi? A sinistra, per piacere. Dove?
No, no. Adesso qui domanderemo avessero qualche carrozzino, un cavallo. Andiamo, andiamo. Accomodatevi. Sì, meglio di là. Ecco. Qui? Sì. Non ci arrivo. Avvicinate un po', ecco. Io. Sì. Poggia. Santo. Buona, cara, buona. No, non le fate paura. Accomodatevi. Su, su, su. Montate, montate. Avanti, su. Bravo. Sì. Cioè, perché scivolo, lo capisco. Mi reggetevi forte, eh? Sì. La puntata vi riporta alla mula. E mandatevi la bicicletta, sapete? Va bene, arrivederci. Ma brigadiere, qui siamo in pieno sciopero. No, sciopero, non vogliono lavorare. Ma sbaglio o quelli sono fucili? Sì, fucili da caccia, fucili vecchi, poi non li sanno nemmeno sparare. Non vi preoccupate. Attenzione, 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 attenzione. Ecco il castello, siamo a posto. Venga. Buonasera. Buonasera. Questo è Don Peppino e questo è Don Fernando. Piacere, reverendo. Piacere. E adesso parlate voi. Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Grazie. Permettete? Mia moglie. Molto lieta. Mio figlio Francesco. Piacere. Mio figlio Antonio. Piacere. Ah, grazie. E il ministro. Onorato. Mia sorella. Molto felice. Il fattore. Fortunato. E il brigadiere Giangrasso, che già voi conoscete. Ah, già, molto. Voi andate di là. Sì, no. Volete accomodarvi? Dove? Là, di fronte a me. Grazie. Vi ringrazio di aver accettato il mio invito. Allora, cosa pensate di fare? Io? Ma perché non gli avete detto niente? Sì, gli ho accennato, ma che volete con quel viaggio? Bicicletta, mula, è meglio che glielo spiegate voi. Don Peppino, e qui se non intervenite voi succede il finimondo. I miei contadini sono impazziti, si sono messi in testa di occuparmi le terre. Mi fanno marcire il raccolto sulle piante, mi fanno morire le bestie. Mi hanno tagliato perfino i fili del telefono. Mi mandano degli ultimatum come se invece del padrone fossi un servo. Beh, certo che... A me mi hanno sparato a tradimento perché sul lavoro guardavo gli interessi del padrone. Che non perché mi sta davanti un uomo che voi a chi lo domandare, eh? Oh, io l'ultima commissione non l'ho ricevuta. L'ho fatta cacciar via. Ormai siamo ai ferri corti. Ecco l'ultimatum. Ma io veramente non vedo... Volete un paio d'occhiali? No, grazie. Dico, non vedo la maniera di... Voi siete l'unico che può ricondurli alla ragione, che può evitare gravi conseguenze. Andate giù, fategli un bel discorso, una bella predica. Ma io non sono capace. Poi non mi sento l'autorità, anzi... Abbiamo Don Peppino, una parola, un po' d'inverno, un po' di paradiso. Ma sono cose che vi si debbono insegnare queste. Ma scusi, brigadier, perché non ci va lei? Magari avessi quest'abito. Io se volete ve lo do subito, a me mi rimediate un paio di calzoni. Mi permetto di farle osservare, reverendo, che forse lei non ha capito bene la gravità. No, io vi capisco bene, siete voi che non capite me. Capiamoci, ognuno ha le cose sue, io ho altri impegni, la questua. Parliamoci chiaro, non vorrà mica per caso dar ragione a loro, vero? Per carità, questo no. Dopo tutto quello che vi è stato detto, voi non potete, non dovete rifiutarvi. Mi spiego. Oh, madonna mia. Don Peppino, sui figli miei mi state facendo fare una brutta figura. Il vostro dovere di cristiano è di impedire che si arrivi all'irrimediabile. E credete a me, non mi fate impicciare. Per il bene di tutti. Allora voi da questo momento vi assumete come ministro di Dio tutte le responsabilità morali. E anche quelle materiali. Mi dispiace, ma io non assumo, non posso. Buonasera. Buonasera. Non posso.
assumere. Voi non assumete. Ma perché si deve assumere per forza? Se uno non assume, non assume. Io mi dispiace, ma non assumo. Don Peppino, senta, vuole che le parli francamente? Il suo atteggiamento è poco chiaro. Per me è chiarissimo. Don Bernardo, vogliamo andare un momento di là? Volete scusarci, reverendo? Sì, ma fate presto perché io la questo ai poveri. Cosa significa? Don Bernardo, qui le chiacchiere stanno a zero. Andatevi là. Ci vogliono ben altri argomenti. Lei scherza, brigadiere. Ma non avete sentito? Avrà ripetuto per 5 volte che devo andare per la questua. Ma come si fa con un prete? La chiesa. I soldi per ricostruire la chiesa. Se non incominciamo a parlare di soldi, perché... Don Bernardo, lasciatemi parlare. Sentite, io soldi non ne caccio. Volete prendere qualche altra cosa? Basta. Un caffè? Grazie, cosa devo mangiare? Quella è la benedetta anima di Nicola, mio marito. Un bell'uomo. Sì, senta padre, mi dicono che sono esagerata. Da 2 anni non posso fargli dire una messa da quando bombardarono la chiesa. Credo che penerà molto. No, no, no. Perché era abituato, tutte le domeniche aveva la sua messa. Ma se è stato per causa di forza maggiore. Sì, vero. Per piacere, appena può, me ne fa dire una sì, speciale. Sì, tranquillo. Senza farlo sapere, quant'è? E chi quanto le mettevano? 500 lire. Cantata? No, semplice, è meglio cantare. Allora, tutta un'altra cosa. Allora quanto? Facciamo 1 miliardetto di lire. Sì, sì. Sai, i cosi, le candele. Dove sono andati? Di là. Lei non va mica via, vero? No, vero, già ho detto al brigadiere, non posso assolutamente... No, come ci fa il dispiacere di non accettare un piatto di spaghetti? Madonna mia. Buon appetito a tutti. Il nome del padre. Oh, già, giustissimo, bravo. Buon appetito. Buon appetito. Vogliamo parlarci da uomo a uomo? L'ha freddato? Oh, tremendamente. Bene. Voi ci tenete alla chiesa, vero? Sono domande da farsi. Quale chiesa? Quella della borgata. Dunque, per farvi vedere che io voglio andare incontro a quella gente e anche a voi, io sono disposto a darvi i mezzi per ricostruire la chiesa. Quanto venne il preventivo che ci fece l'Annibale? Sì, ma io... Circa 300. Ebbene, se voi siete capaci di riportare la pace, io metto a vostra disposizione 300 biglietti da 1000. Come voi mettereste 300? Io ho una parola sola, 150 subito e 150 a conclusione. Biglietti da 1000. Che si dovrebbe fare? Domattina si possono cominciare subito i lavori, vi mettete d'accordo con Annibale? Beh, però, vedete, l'affare me lo vorrei spiegare da me. Per questo l'abbiamo chiamato. Allora, mangio questi e vado subito. Dove? A fare il discorso. Oh, uscire a quest'ora non è consigliabile. Adesso prendiamo un buon caffè e poi ve ne andate a letto. Rosa vi accompagnerà nella camera del povero Nicola. Chi è Rosa? Mia figlia. Ah, già, Nicola. Però, se voi mi dassi i soldi subito, domani mattina mi alzerei il prezzo senza svegliare nessuno. Io alle 5 già sto in piedi. E voi volete la sveglia? Ci mancherebbe pure questo. Io non dormo. Ah, prego. Già. S'accomodi. Grazie. Vuole che vada a prenderle una coperta più pesante? Io muoio di caldo. Allora, buonanotte. Buonanotte. Padre, ho bisogno di confessarmi. Ma figliola mia, come si fa a quest'ora? Dopo ricostruita la chiesa? No, devo parlarle prima che lei vada alla borgata. Ma io non posso, non sto nelle mie funzioni, capisci? Padre, mi aiuti, se non mi salva lei, papà mi ammazza. Poi, ma che è successo? Domani mattina lei dovrà parlare con Marco. E chi è questo Marco? È il capo dello sciopero. Quando è ritornato da soldato ci siamo messi a far l'amore di nascosto. Poi senza un motivo non mi ha voluto più vedere. Tutto questo. Sì. Allora perché tua madre gli dovrebbe ammazzare? Gli dica di fare il suo dovere, altrimenti è una tragedia. Mi raccomando a lei. Ma, bambina mia, parli dello sciopero o dell'amore? Dello sciopero? Ma creda, papà ci ammazza lo stesso tutti e due. Qui, se viene tuo padre, ammazza pure a me. Vai, non piangere, non piangere più. Vai, su. Sì. E domani parlo io.
Grazie, padre. Mi perdoni e preghi un pochino per me. E tu prega un paio d'ore per me. Voi non siete un prete. Voi siete il più grande diplomatico del mondo. Ciao, buonanotte. ...148, 149 e 150. Allora, avete capito, eh? Pugno di ferro e guanto di velluto. E non vi fate incantare. Oh, per carità. Ma non sarebbe meglio che mi daste le 300.000 subito? No, 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 no. Il resto a conclusione. Non fate nemmeno colazione. No, no, grazie. A me le cose mi piace sbrigarle subito. Annibale è pronto? Sì. E allora accompagnatelo. Non mi disturbate, vado solo. Arrivederci. Arrivederci, reverendo. Senta, reverendo, mi scusi. Non vorrei le saltasse in mente di farci qualche brutto scherzo. A noi non piace. Le assicuro che per me è una cosa abbastanza seria. Comunque tutto va bene se finisce bene. Chi lo dice? Buongiorno. Buongiorno. Don Giuseppe, una parola sola. Ve lo dico perché mi siete molto simpatici. Grazie. Mettete le cose a posto veramente, perché altrimenti... mi spiego? No, che vuol dire altrimenti? È meglio che questo altrimenti non succeda. State tranquillo, buongiorno ragazzi. No, 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 vado solo. Tanto... Il cancello volevo aprire, scusate. Vabbè, vabbè, dopo... Sì, buongiorno ragazzi. Buongiorno, figlio. Buongiorno, reverendo. Permette, sono Annibale Palletta, che si è confinato politico e muratore. Vuole accomodarsi? Grazie, non si disturbi. Vi faccio quattro passi di mattina, mi fa bene un po' d'aria. Ci mancherebbe, come io sono la guardia d'onore. Vabbè, ma lei dove deve andare? Alla chiesa, no? Sì, ma io devo andare a parlare con te. E quella è la giusta. Ma non posso... No, 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 venga con me, reverendo. Ma... Guarda, il carrozzino si sta qui. Andiamo giù, facciamo una bella passeggiata. Sì, ti lascio l'aria fresca, rimarrà contento. Venga, reverendo. Ah, no, su. Auguri, reverendo. Buongiorno, signorina. Ma scusi, quelli sempre armati stanno? Sì, ma fortunatamente sono tranquilli. Speriamo che lui è pieno i 5 minuti. Vabbè, se io è pieno i 5 minuti, che fanno? Sono botti. Beh, mi faccende per non piedi. Abbia paura, reverendo, che i piedi non hanno ancora toccati mai. Non abbia paura. Salve, ragazzi. Salve. Per carità, non li guardi così. Pietrita. Non ti perdere tanto. Scusate, ci date una mano a prendere il carrozzino? Non possiamo, siamo in sciopero. Ma allora che diavolo venite a fare qui? Tira, su. Buono, buono. È lui? Sì, è lui. Ma la chiama mamma. Buono, ecco. Buono. Dai, buono. Alzate, ecco, le stanghe. Mette in piedi. Questa è buona. Così. Signore, vedete qua. Tenga, prenda le vite. Sì, sì, dai, dai. Uffla, io me li metto qui sperando che non se li rompa. Salire. Ah, andiamo. Reverendo, siamo arrivati. Adesso c'è da portare dentro l'armonium. Tu vai alla stalla. Prego, reverendo. Oh, che sa fare? Oh, ma che sei matto? Oh, madonna. Chi è? È il fiore della strega. Ma questo ci prende, ci ammazza. Sbrighiamo, Sant'Andrea. Lo credo. Oh, un momento.
Quello è più delinquente della madre, perché la madre è delinquente. Di un po'. Se la delinquente sarei io. Ah, come tuo figlio ci vi assassate. Ha fatto bene. Così imparate a entrare nelle case degli altri senza chiedere permesso. È con questo che ci dovete fare la sala da ballo. Oh, non cominciamo, sa. Noi siamo venuti qui per aggiustare la chiesa. Questo è l'armonium e questo è il sacerdote che comanda tutto, perciò dire io voi di andarsene. E dove, se è lecito? Dove dovrei andare? Ma so, figliola mia, Annibale, come sta qui la situazione? Sta che qui non ci si può abitare, la chiesa è stata riconsacrata. Io da qua non mi muovo. Ebbene, lui che te caccia via. Ma tipo, tutto a me mi fate fare. E non siete il prete voi. Appunto perché il prete c'ha il dovere d'essere umano. E non può mandare una donna con una creatura in giro per i fienili come una cagna. Io non mi impiccio, io sono muratore, so. Anzi, mo più le misure e comincio subito. Ah, non ti impicci, è così che cerchi di liberarti la coscienza. Ma le misure è inutile che le pigli. Perché io da qua non mi muovo, manco se vengono i carabinieri. Brava, brava. Che? Don Peppi, venite po' qua. Sì, sì, vengo subito. Intanto tu prendi bene le misure per la calce, i mattoni. Io vado a vedere la facciata, poi dopo. Che te frega. Vengo subito. Dove andate voi? Che cercate? Ne vado a vedere la facciata di dietro per lì. Sarà meglio che aspettate perché c'è qualcuno che vi deve parlare. A me? A voi, sì. Io per me. Un momento. Ecco Marco. Buongiorno. Lei mi doveva parlare? Veramente questi giovani dicevano che era lei che doveva parlare. Sì, è la stessa cosa, mi segua. Dove? Andiamo a parlare, no? E non è meglio parlare qui vicino alla chiesa? Non abbia paura, padre, venga con noi. Ho paura? Perché? Scusi. Chiamo Annibale. Annibale, scusi signora, mi chiama Annibale. Se lo chiami da lei. Grazie, molto gentile. Annibale sarebbe il muratore col quale dobbiamo ricostruire la vostra chiesina di Roccatella. Un po'. Annibale, senti caro, io devo andare con questi simpatici giovanotti qui, ecco, dove ci devo andare? Qui vicino. Ecco, ma perché non si può sapere prima dove... Non si preoccupi. E perché mi dovrei preoccupare? Dì ai signori, casomai tardassi, che non si preoccupino neanche loro. Sì, sì, ma a me mi servono i soldi per fare spese. Beh, vabbè, adesso lasciamo stare questi... Come va bene, l'ordinazione la devo fare, almeno 100.000 da conto mi servono. Ma perché non si fidano, forse? E che c'è? Allora lei i soldi che ha preso? Oh, benedetto figliolo, per la chiesa, ma non bisogna esagerare con gli acconti. Ecco. Tieni le 100.000 e poi dopo... Ma queste non sono 100.000. Vabbè, tutto quello che c'è in più te lo regalo, non fa niente. Vogliamo andare? Prego, di qua. Sì. 100.000. Uno, due... Sarebbe un vero peccato approfittarsene. Non se lo meriterebbero proprio, sì. Credete. Perciò, scusatemi se mi permette un consiglio. È della gente che crede ancora un sacco di cose. Ma c'è pure qualcuno che si è stufato delle chiacchiere. Dunque, regolatevi nel discorso. Benedite sta creatura. Sì, sì, bravo, bravo. Di qua, reverenda. Ragazzi, io la mettete a mezzo. Che sono passati a vedere. Ecco, questa è la commissione che ha proclamato lo sciopero. Tanto mio piacere, padre. Un piacere. Tu scendi, si accomodi. Lì? Sì, lì. Salga, salga. Adesso può parlare. Ma permette che io voi... Perché non gli hanno dato i soldi per venirci a far sermone? Prego, i soldi l'ho presi per la ricostruzione della vostra chiesa. Tanto è vero che ho dato i soldi al muratore, è vero? Sì. C'era... Vabbè, vabbè, cominci pure. Un momento. Cosa corre? Beh, io vi porto una parola di pace. E poi? Beh, io vi porto una parola di pace. Non ci vogliono parole di pace, qui servono parole per evitare la guerra. Non ci può essere pace finché c'è gente che lavora e vive peggio delle bestie. Ma state tranquilli che c'è qualcuno che ci pensa. E a noi chi ci pensa? Ci pensi tu? Veramente io sono di un'altra parrocchia e quindi... E allora sentite che è meglio, va? Che vuol dare ragione alla gente che ci sfrutta?
No, questo no. E mi dica, mi pare bello che quando uno ha lavorato deve mangiare un pezzo di pane e andare a dormire all'oscuro? No. Mi sembra giusto che quando uno sta male venga a chiamare il medico deve fare 25 chilometri? Giusto. Giusto? No, giusto quello che dice. Ma creda, padre, che se il raccolto va male, dispiace più a noi che ci abbiamo sudato per farlo crescere. E non è delinquente chi vuol coltivare le terre abbandonate. Terre che possono dare altro pane e altre soddisfazioni. Meglio di quelle che provavamo la domenica a portargli la gazzina a vedere passare il treno. E tutto questo, secondo lei, significa essere prepotenti e ricattatori? Beh, non mi... Poi, infine, che vogliamo? Bonificare la zona paludosa. La riserva di caccia del signorino. Quella può dare 100 quintali di frumento all'anno. E ci porta invece alla malaria. Allora... Tanto così le cose, che volete che vi dica? Io direi che avete ragione. Sono una chichetta, è proprio piccola. Cerino per il terreno. Dite un po', il sorvegliante che... Non mi parlate di quello che... Quello mi sta qui, vedete, io sapete che gli farei per quello lì. È una questione che con sto vestito non mi posso muovere, ma non ci avete invece la borghese in parte calzoni? Io staccherebbe... Io ne ho visti di preti, ma uno simpatico come voi. Grazie. Magnifico. Beviamoci sopra. Salute. Salute. Ma la suita un sacco da poco. Perché se non mettono giudizio verranno pure quelle, capisce, reverendo? Perché noi vogliamo. Ma lei non sa chi sono io, mamma, ma lasciamo pace, è meglio che vi saluto, me ne vado. Ma dove va? Mi dovete bere un altro bicchiere. Non posso trattenermi cioè i lavori, che devo alla chiesa e non passo guai. Alla salute, volete far proprio il fratello. Grazie. E allora arrivederci. Buongiorno. Pace ne passo. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ci vogliamo bene. Basta, non comincia a mandare via la gente. Don Peppino vuol rimanere in pace. Veramente un fenomeno. Venite, padre, venite. Sì, signore. Vengo subito, ragazzi. Una tiratella, tenete. Grazie. Attenti allo scalino. Venite. Padre, contro le disgrazie e contro le malattie dovreste benedire la nostra casa. Mia figlia. Vede, signora, mi manca l'acqua santa e il coso coi buchi. Che peccato. Vedete, padre, quando bombardarono la chiesa, ognuno di noi ha cercato di salvare qualche cosa. Si capisce che quando la riapriranno cacceremo fuori tutto. Io ho la Madonna della... Bene. Molto bene. Ecco, vedete, la tengo qui sotto la coperta. Bella, bravo. Grazie. Beh, cari figlioli, io vi saluto. E grazie dell'onore. Tante cose. Buongiorno. Allora vogliamo andare? Prego, prego. Ritornate presto. Sì. Nuovamente. Buongiorno. Arrivederci, padre. Beh, caro Marco, no, io lo accompagno, tanto... No, è vicino. Arrivederci! Buongiorno. Ah, mamma mia, dai giù il lavoro. Sì, caro. Scusi, padre. Di toccare il grano. Questo serve per la famiglia. Se va tentato a toccare la spiga va a ammazzare tutti. Ah, non esageriamo. Riportatelo dove stava. Ma questo è su terreno nostro. Impazziti siete, eh? Voglio portare via il grano. Beh, è proibito portare via il grano. Oh, mi fa specie di lei, Marco. Avanti, portate via il grano, muovetevi. Beh, ricaricavo. Senta, Marco, lei può rimanere anche con questi ragazzi, io sono arrivato. No, l'accompagno. Prima padapum, padapà, e poi sapa coi piedi. Sto carogna. Dite un po', Don Peppino, ci vorrà molto tempo per rimetterla in piedi? Dipende.
Senti, ma la notte l'aria rinfresca. Abbastanza, perché? Perché io sono uscito. Non potresti rimediarmi un paio di pantaloni? Qui è difficile trovare uno grosso come voi. Ma io mi voglio uno grosso, io volevo i pantaloni. Beh, io vi saluto. Buongiorno. Aspetta, scusa, vieni un po' qua. Ma è vero quello che dice questa ragazza, che tu sul principio poi non ti sei fatto più vedere, eh? Sì, è vero. E così senza un motivo? Ma un motivo c'era, ma andava a scherzare. Sente cosa dice. Che bel discorso, perché? Per rendere ridicolo il padre. Anzi, mi dovrebbe ringraziare che è finita così. Auguri, ma padre. Ma scalzone. E non piangere adesso che diventi brutta. Se ti vede così Don Francesco non ti porta più sul calessino. Mi insulta pure. Una volta sola sono stata sul carrozzino perché dovevo andare incontro a papà. Vabbè, ora calma, di sai, è nervoso in questi sciocchi. Trattarmi così, dopo quello che c'è stato fra noi. Che c'è stato? Una sera eravamo soli e... Beh? Allora... Ho capito. Mi ha baciata. Baciata. Se lo viene a sapere papà, l'ammazza. Ma tuo padre ammazza tutti, ma che fa il macellaio? Stai tranquilla, domani ci parlo io, gli dirò che faccia il suo dovere. Gli dica che non lo posso più vedere. Va bene, gli dirò che si faccia vedere lui. Sì. Ciao. Arrivederci, padre. Buongiorno signora. La cioccolata? Ah, la cioccolata non c'era, guarda che ti ho portato un bel pezzetto di pane casericcio, ah, vedi? E domani? Ringrazio. Ecco, mangia. Grazie papà. Non devi chiamarmi papà, devi chiamarmi padre. È Annibale che suona? Sì, ha preso una sbornia che non gli si può star vicino. Senta un po', lei che voleva di stamattina con quel... Volevo dire di non disperarmi, di star tranquilla, perché io poi dopo... Che significa? Significa che devo fare ancora tante cose, e poi se... Dove porta quella strada? Alla stazione. Vado a vedere cosa fa Annibale. Scusatemi, Tu così lavori? Tutto fatto, domani porterò la roba. Hai speso tutto? Niente, c'ho ancora l'ufficio. Dammeli. E perché? Tanto domani vado là. Va bene, domani mattina te li ridò. E che famo? Le metti? Ma è pericoloso andare in giro con i soldi in saccoccia, ti prego, dammeli. State tranquillo, Don Peppi. E dai, io ho la responsabilità morale. Io sto tranquillo solo se tu dormi qui. E viva Don Peppino, era proprio quello che vuoi. Ma che lo volete far dormire qui? Come si fa a mandarlo in giro in queste condizioni? Voi pure dormite qui, no? Io non dormo, prego. Già, questo è ubriaco. Voi pregate e io come dormo? No, ma che sorte, Va bene questa per la cerimonia? Quale cerimonia? Che volessi lavorare con questa roba? Suonata lenta non la riconosca. A papà! Dagli, con papà. Tenta che va a attribuischiano. Ci mancherebbe altro. Devi chiamarmi padre. Chissà chi è il padre. Senta, me lo mandi via, altrimenti gli cavoglio la mano. Ma dai, che ho bevuto. Lei la faccio passare io la sporca. Ma avanti, che c'è il bambino che ha paura. Non fare queste cose. Briacone, non se ne vergogna. Andiamo. Dopo che mi hanno cacciato dappertutto, non mi lasciano in pace neanche qui. Non t'agitare. Se vuoi agita quanto mi pare. E io non m'agiterei, se fossi te. Tieni, mangia. Il reverendo è gentile prima di sfrattarci. Ma non sapete proprio dove andare. Oramai lo so. Porto il ragazzino al Befotrofio e poi vado a Roma a fare la serva. Siete contento? Ma non hai parenti, qualcuno? Affari miei. Perché ti ostini a rispondere male? Sembra che ci provi gusto. Come mai abiti qui? Non vuoi rispondere. Ma che stiamo a fare la confessione? La lasci perdere, padre. Forse potrei aiutarti. Non credo più a niente. Vito, via con la mamma. Vito, vieni a mangiare. Andiamo, ti ho detto vieni. Ma vuoi sta bonus, sì o no? Alla finisci? Andiamo via qua. Se no possono dire che dai fastidio. No. Aspetta. Aspetta un momento. Permette? È il cappello! Sì. Papà! Vengo subito. Palletta. Ma dove vuoi andare? Vado a prendere la boccata d'aria fresca. Sì, siedi un momento. Vedi. Non me la più. Ti fa bene, non su. Apri la bocca, chiudi gli occhi. Ah, porca miseria, mi avete frascicato. Sta tranquillo che non mangio. Ho i calzoni bagnati. Vai a dormire, te li levi. Fatemi venire. Aspetta, apro io. Bene, aspetta.
C'ho caldo. Ora prenderai fresco, bevi. Papà! Papà! Smettila di chiamare papà. Giù, dormi. Andiamo. Oh. Papà, lo vedi il cavalluccio? Ha la gamba rotta. Me l'accomodi? Come faccio? Sua mamma sta buona. L'hai fatto galoppare troppo. Mi racconti una favola? Su, dormi, beato te che c'è fantasia di sentire favole. Senti, c'era una volta un cavalluccio tutto bianco, molto più grande di questo, che aveva un campanellino d'oro qui, sulla fronte. E quando correva, il campanellino gli faceva drin drin. Un giorno, mentre galoppava su un cielo tutto turchino, pieno di nuvole rosa, a un certo momento non sentì più fare il drin drin. Fece così con la testa e niente. Dice, mannaggia, mi sono perso il campanello. Gli era caduto dentro una nuvola. Stava per piovere. Dice, adesso se si rompe la nuvola, mi cade il campanellino di sotto. Scappò giù sul prato, aprì l'ombrello, col manico rivolto verso il cielo, e cominciò a venire giù tanta acqua. Lui sempre ad aspettare. Quando l'ombrello era tutto pieno d'acqua, sentì fare dri, da guardare, si era rotta una stecca. Senta un po', padre. Domani te. Ma. Noi ricominciamo con le mossette. Adesso dormite. Brigadier. I contadini stanno correndo tutti armati. Che stai dicendo? Sono mamma mia, brigadier, lo potete costata con gli occhi vostri. Porca la miseria! Mannaggia di lezzo! Ma come sti mascalzoni, prima fanno la festa e ora mi vanno combinando. Voi al video! Ehi, che fate? Non combinate fesserie! Tornate a letto! Non date ascolto degli esaltati! Servite i consigli di Don Peppino! Cascate bene, brigadier! È stato proprio Don Peppino a darci il benestare! Don Peppino! Andate a domandarglielo! Cane maledetto! Quel prete impazzito! Voglio preparare la bici! Guarda il lume! E guarda che le condizioni non siano sgombre! Vi faccio vedere io, Dopo il telefono ci hanno tagliato anche i fili della luce. Tutto per quel prete maledetto. Ma si poteva immaginare che era un farabutto. Pareva così per bene. Ma insomma, come si può permettere un abuso simile? Ma come facciamo in due contro centinaia di saltati? Tanto peggio per loro. Lo hanno voluto. Tu appena si fa giorno andrai in macchina alla caserma di Torre Spaccata. Antonio a quella di Poggioforte. E voi, brigadiere, non vi preoccupate. Domattina avrete i rinforzi. Di un po', ma hai preso davvero per un prete. Ti pare che io ce la faccia da prete? Chi ci capisce niente? Io non so, Don Giuseppe, mi chiamo solo Peppe, beh, il cognome non ha importanza. Hai visto, avevi tanta paura che ti cacciassi, io invece so io che me ne vado. Anzi, ti voglio far pure regalo. Che c'è intenzione di svegliarmi? Io non faccio la spia. E allora perché mi guardi così? Ve guardo perché mi incuriosite, non ve facevo così bravo. Vieni un po' fuori.
Stai credendo? No. Tassetto. Dicevi che sono bravo, e invece sono bravissimo, purtroppo. Vedi, il mondo si divide in due categorie, quelli che rubano e quelli che ci fanno rubare. Io appartengo alla prima. E invece fate un vanto? No, anzi. Ma che vuoi, ci ho provato tante volte a mettere giudizio, non ci ho avuto mai fortuna. Pensa, l'altra mattina sono uscito da casa col proponimento di diventare una persona per bene. Ho viaggiato 2 giorni, quello che mi doveva dal lavoro era moribondo. Ho chiesto un prestito, forse l'ho chiesto male. Il fatto è che se non trovo sto vestito ci manca poco che mi ammazzano. Poi le circostanze... Capisco. È una storia complicata. E la tua? La mia non c'è niente d'originale. È la solita storia di una donna che ha voluto bene a un mascalzone. Per questo so la vergogna del paese. Ma perché non ve ne andate in un posto dove non vi conosce nessuno? Prima devo aggiustare la faccenda mia. Poi chi ci rimane qui? Scusa se torno a insistere. Accetta sti soldi. Non sono mica rubati, si può dire che me li hanno dati di prepotenza. No, grazie. Accettali, così poi fa meno da mandare quella creatura al Befedrofio. E sai, là la sera mi fa dormire i ragazzini e non gli raccontano mica le favole. Che fai? Non ne posso più. Senti, se io... A voi, cercavo, voi non siete un prete. Voi siete un rivoluzionario. Ecco quello che siete, un rivoluzionario. Ma, senta, brigadiere, lei quando mi deve dire una cosa, ma la deve dire subito, senza dirmi prima voi non siete un prete, perché io... Ma che diavolo mi avete combinato? Io? Niente. Ah, me lo chiamate niente? Chiamate niente della ragione per i pazzi? Lo sapete che stanno occupando le terre e che qui fra poco succede il finimondo? Vabbè, ma io gli ho dato ragione perché hanno parlato di una zona paludosa. Ma non si tratta di dare ragione a questo o a quello. Si tratta di ristabilire la normalità. Bisogna fermarli prima che arrivino i rinforzi, altrimenti di quello che succederà, responsabile sarete voi. Ma dite un po', a voi altri non ve si può dire niente che approfittate subito. Scusa un momento. Ma non dovevamo occupare, forse? Vabbè, ma queste cose si aspetta un paio di giorni, no? Di notte. Sono anni che aspettiamo, reverendo. Ho detto che qui fra poco ci scapperanno i morti. Non ci fa impressione, brigadiere. Con 5 anni di guerra dietro le spalle, ad un certo punto si può anche continuare. Ma non capite che non potrete far nulla e che qui saremo in tanti? Ragionate! E allora vuol dire che sarà finita con questa vita di miseria. Del resto, il reverendo ha compreso in pieno la nostra situazione. Quando verranno, saprà parlare per noi. Ma va bene, ma voi non parlate, non dite nulla, soltanto siete buoni a prendere i soldi, vero? Prego, io i soldi li ho presi per la ricostruzione. Perché quelli gli hanno dato 4 soldi guadagnati alle spalle della povera gente dovrebbe fare delle ingiustizie. Dei soldi il reverendo può farne a meno. E la chiesa la rifaremo noi, mattone su mattone, a costo di lavorarci la notte. Don Peppino, ridate gli quattrini. E ormai abbiamo dato gli anticipi. Beh, quello che verrà stato, fuori. Beh, io non prendo nulla. Ecco, appunto, io... Sono stanco di stare nei pasticci. Ho voluto avvisarvi per il vostro bene. Non discuto chi ha ragione e chi ha torto. Io voglio soltanto il rispetto della... Brigadier, ognuno fa quello che deve fare. Arrivederci. Ma riflettete prima che sia troppo tardi. Va bene. Insomma... Ma ditemi un po' una cosa, questi fucili li potete portare? Sì, ci abbiamo la licenza di caccia. E ci avete intenzione di sparare sul serio? Ma solo per difendere. Ma dite un po', ragazzi, non mi pare che stiate esagerando. Sentite, padre, per evitare grossi guai, sarebbe meglio che andaste a convincere i padroni a non chiamare rinforzi. Comunque, arrivederci, padre. E pregate perché tutto vada bene. Ma è possibile che io devo pregare per tutti e non c'è mai nessuno che dice un'Ave Maria per me? Ma perché ti è saltato in mente di andare a dar ragione? Perché io qualche volta mi scordo di essere ladro e mi ricordo di essere uomo. Capisci? Perché sta faccia scura? Voi piuttosto mi sembrate preoccupato. La gente sta nei campi, il brigadiere in caserma, quello dorme. Perché non approfittate? Ci avete i soldi, i pantaloni, date retta a me, andatevene via, non è meglio. Vedi, nella vita c'è sempre chi c'ha torto e chi ha ragione. Forse tra questi e quelli non c'ha torto nessuno. E allora? Per torto è mio che ho dato ragione a tutti e due, ma nella vita per stare tranquilli non bisognerebbe mai impicciarsi. Ma devo andare al castello, potessi convincere quelli. Guardate che andare lassù può essere pericoloso. Sì, lo so, ma come stanno le cose ormai non posso più rimanere qui. Pensa, prima che venisse il brigadiere ne stavo per dire se volevamo andare a Roma insieme.
Io del ragazzino, ma vedi, non c'ho mai fortuna. Ogni volta che mi metto in testa di fare qualche cosa di buono, nasce subito una complicazione che me l'impedisce. Fermi voi! Su. Perché si vuole disturbare a chiamare rinforzi? Non vuole fare con noi due passi verso la borgata? Di mattina l'aria fresca fa bene. Su, avanti, svelto. Puoi attendere avanti. Alto là. Buongiorno, figlio. Ah, siete voi, padre. Credevo che fosse qualche carogna della borgata. Difatti non mi sono sbagliato. Via di qua. Cercate ancora soldi. Ma io devo parlare con Don Fernando. Là stanno uccidendo cose gravi. Sono decisi a tutto. Don Fernando ha una sola parola. Una. Non è un buffone come tanti altri. Via. E ricordatevi, il primo che si avvicina qui si busca un etto di piombo in corpo. Correre. Va bene. Correre. Ragazzi, che succede? Abbiamo interrotto la passeggiata al signorino. E ora che vorresti fare? Vogliamo fargli un po' di compagnia. Gliela vengo io. Forse è meglio che non vi occupiate di certe cose, brigadier. Bravo, adesso non mi occupo di questo. Di che cosa mi dovrei occupare? Noi vogliamo che il signorino non abbandoni la borgata. Benissimo, però rimane con me nella caserma. Volete seguirmi, Don Francesco? Lasciato, lei è ospite nostro. Levati. Volete seguirci, Don Francesco? Grazie, brigadier, con piacere. C'è la processione del Corpus Domini. Tu lasciami passare, che devo prendere ancora il caffè. Buon prove faccia, brigadier. Cosa credete di aver fatto con questo gesto da banditi? Lasciatemi parlare, brigadier. Pensate di aver risolto la situazione, ma vi sbagliate di grosso. A quest'ora qualcun altro è già arrivato in paese e ha già avvertito i carabinieri. Rotto fedele! Dove andate, ragazzi? Brigadier, quello chiacchiera troppo. E tutti chiacchieriamo troppo. Andatevi a svegliare all'ombra, perché il sole vi fa male al cervello, via! Lasciami passare. No, aspetta, aspetta. Vieni giù, carosi. Ma la butto. Insultate pure, poi mi divertirò anch'io quando mi prenderanno a fucilate e a calci nel sedere. Perché mi ci piglieranno se Dio vuole. Disgraziato. Straccioni. Brigadier, dateci quel mascalzone. Andate, ragazzi. Non complicate la situazione, che poi le cose non si possono più accomodare. Non ti voglio accomodare, venuto. Dateci la carogna. Calma le bolla. Stai attento a quello che fai. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Aspettate. Noi dobbiamo soltanto difenderci, altrimenti finiremo per passare dalla porta del torto. Ecco quella del torto che è quella del morto. Ah, sì, ma senza esagerare. Tu devi impedire soltanto che si muova di qui e che nessuno di voi faccia fesserie. Va bene. Papà! Dove vai? Tienili calmi, io torno subito, capito? Dov'è Don Peppino? Non c'è, deve essere andato al castello, ma che succede? Don Francesco è bloccato in caserma e se non interviene qualcuno gli fanno la pelle. Io vado a cercarlo, se lo vedete ditegli che corra là. Gli fanno la pelle. Papà, ma stavano fermi come tanti gradini. Non avete sentito? Verremo cacciati a fucilate. Avranno ragione loro, ma
di fame per poter morire fino sotto i nostri occhi, per essere ignoranti e farci sfruttamento. Ha ragione! Allora bruciamo la fattoria, così non c'eravamo niente noi, ma neanche loro! Andiamo! Ragazzi! Calmatevi! Tornate in voi! Non fate fesserie! Li lasci pure andare! Si leveranno il vizio di fare i prepotenti, mica è come qua che si possono approfittare di uno disarmato, là saranno presi a fucilate! Senti chi parla da approfittatori! Tu che ti sei sempre approfittato di tutti, senza averci mai un filo di coscienza! Ti ricordi quando mi hai messo sul treno perché non si sapesse che il ragazzino che doveva nascere era tuo? Quante parole, quante chiacchiere! Aspettami, sta tranquilla! E per 3 anni non ti sei fatto vedere! E io non ti ho chiesto mai niente! Poi sono tornata sopportando l'offese di tutti, senza fare parola con nessuno, sperando che sentissi almeno il dovere di dar nome a sta creatura. E tu ti sei nascosto come un ladro. E questo non lo vuoi riconoscere. Forse è meglio. Un giorno si vergognerebbe di portare il nome di un vigliacco come te. Ragazzi, che aspettiamo? Carogna! Portatelo giù! Dalla fattoria. Andiamo pure! Un momento, non ce n'è più bisogno. Ho parlato col vecchio, è d'accordo su tutto. Dite sul serio, Don Peppino. Sì, parola di Madaro. Sì, ringraziate il cielo che è finita così. Un momento, non è finita. Puoi mettere in dubbio quello che dice Don Peppino? Non mi fido di nessuno io. Fai male, giovanotto, non avere fiducia in me. Lasciateci perdere. Buona calma. Un momento, brigadiere, perché metti le mani addosso, figliolo? Non sta bene questo. Perché sennò che fa? Perché mettere le mani addosso è poco delicato, sai? E io me le metto, perché? Non devi fare così, sennò ti metto in castigo. Voglio vedere sto castigo. Vedete, figlioli, come si tratta un povero sacerdote. Sto pergando una disgrazia. Che? Stanno linciando vostra figlia alla borgata. Cosa? Sì, credo che non ci sia più nulla da fare. Sono tutti armati e vogliono dare l'assalto al castello. Ma perché? Perché siamo arrivati a questo? Calma, calma. Adesso non è il momento di piangere. Andate giù ai granai e sprangate le porte. Tu, accompagnati. Figlio mio, tu, svegli. Mi raccomando a te. E voi cosa fate qui? Muovetevi! E sparate su chiunque si avvicini! Povero figlio mio! Povero figlio mio! Arrivano! Don Fernando, arrivano! Sembrano ammazziti! Urlano come dannati! Maledetti! Al prete ci penso io! Auguriamoci che me l'abbiano bloccato anche Antonio. L'ho visto prendere io per la scorciatoia. Speriamo che arrivi in tempo con i rinforzi. Ma che succede? Già. Ridano o cantano. Da qui non si vede bene. Saliamo sul terrazzo. Vede. Trucco di quel maledetto prete per potersi avvicinare. Credi? Se non si fermano, conviene sparare senza pensarci troppo. Ma Don Peppino, ma voi non cantare? Mi fa scendere per piacere. Gliela faccio, gliela faccio. No, io vorrei scendere. Ma no, lasciala. No, io voglio scendere proprio, capisci? Ma perché vuole scendere? Ma per mia, permetti che voglio scendere. Voglio scendere. Ma quelli sono i calzoni miei! Non cominciamo, questi sono i pantaloni miei! Ma come hai fatto?
far che? A convincere il vecchio. Ma io neanche ci ho parlato, non mi hanno fatto avvicinare, un altro po' mi sparo. Se questi sanno che l'hai preso in giro, ti linciano sul serio, come fai? Non lo so, bisogna che trovo la maniera di non farli venire al castello. Mamma mia, come si fa a fermarli? Del resto io che devo fare una bugia, la dovevo dire, perché se no ammazzavano il figlio. Questi vogliono la roba, quello non gliela vuol dare, ma io devo stare sempre in mezzo agli impicci, sta tranquilla, vedrai. Del resto, è bastato temporeggiare, tanto arrivano i carabinieri. Vado su io da Don Fernando a parlare. Vogliamo ringraziare tutti Don Fernando. Ma, insomma, non vi ho trattato bene fino adesso. E dunque, lasciate per me. Io vado prima a parlare col vecchio, gli spiego tutto. Gliela avete suonate troppo a Don Francisco. Pure lei non può venire su così, perché se lo vede sua madre gli prende un colpo. Voi aspettatemi qui. Io vi chiamo poi a tutti quanti. Vi dico venite su. Non vi muovete. Aspettatemi tutti qua. Cantate voi. Giù. Vengo subito. Cantate intanto. Cantate più forte, cantate. Pace! Quello viene a sfotterci, Don Fernando, mi faccia tirare. No, sentiamo cosa vuole. Vai ad aprire i cancelli. Don Fernando! Pace! Lasciatemi passare. Don Fernando, abbiamo vinto. Tutto a posto. Però quello che mi c'è voluto sul principio non volevano poi dopo quando insomma. Ma che è sta commedia? Quale commedia? Avete visto, sembrano tante pecorelle, ve l'ho portati tutti pentiti e mortificati. State attento, padre. È pericoloso far giochi di parole. Don Fernando, vostro figlio sta bene, soltanto gli hanno sgualcito un po' la giacca così. Ma allora di cosa sono pentiti? Beh, per tutto quello che vi hanno fatto, insomma, quei ricatti, gli ultimatum. Scusi tanto con questa canna del fucile, come si può parlare? Io ho cercato di convincerli e avrebbero rinunciato. Sono venuti a farvi una dimostrazione, hanno mandato me per dire se domani potete di ricevere una commissione, vorrebbero chiedervi scusa. Oddio mio, ma è proprio vero che non gli hanno fatto niente? Ma signora, quella gente buona come il pane, suo figlio è là, sia calmo, non si preoccupi. Francesco, figlio mio, eccolo là, signora, è salvo. Signora, io lo porto io a lei quando vado giù. Mamma, vengo subito, tutti a casa mia, avanti, andiamo a casa. Signora, domani vengono domani, farete contento anche voi, Don Peppino. Aprite! Francesco! Marcello! Figlio mio! Io adesso devo scappare. No, adesso voi restate. Ora vi faccio vedere io. Eccoli. Bravo, papà. Hai fatto bene. Cosa hai fatto bene? Riceverli tutti quanti così. Grazie, Don Fernando. Eccellenza, noi non sappiamo cosa dire per... No. Ma cos'è sta roba? Queste sono usanze passate ormai. E poi, che significa? Prima vi mettete in sciopero, mandate gli ultimatum, mettete sotto sopra mezzo mondo e poi vi lasciate convincere dal primo che capita e rinunciate a tutto. Ma veramente, Monsignore ci ha detto che lei l'altro giorno... Quello che ha detto il prete non ha più nessun valore. Egli, pregato da noi, vi ha convinto a rinunciare per evitare dolorose conseguenze. Ma ora ascoltatemi. Volevate quelle terre? Ebbene, da domani potete coltivarle. Non avete capito? Ho detto che da domani potete coltivarle. Ma questo già ce l'aveva detto il reverendo. Già. Che? Io me l'immaginavo, ma avete fatto bene a offrire spontaneamente, perché vedete, è brutto dare quando si è costretti. Il bello è offrire prima che gli altri siano costretti a chiedere. Cioè, come? Perché quando uno è costretto, pochi ci domina più, insomma, avete fatto bene. Contenta? Evviva la mia,
credetemi, non posso trattenermi. Voi mi dovete capire. Avanti, don Peppino. Avete fatto 30, facciamo 31. Ma non sarebbe meglio rifare tutto quando la chiesa... Così diremo subito la messa per la buon'anima di mio marito? Mi dispiace, non è per la buon'anima. I soldi. Dimenticavo. Ecco quanto vi dovevo, don Peppino. Le 150.000 lire. Grazie. Dovete capirmi. Non posso fare questo torto a don Valerio che ci tiene tanto. E poi lui è parroco, io sono vice. Ma don Valerio dovrebbe stare a minuti. Don Francesco è andato a prenderlo con la macchina. Ecco, adesso mi trovo qui, si pensa che tra preti dispiace. È meglio che non mi faccia vedere. Io adesso vado a fare un girettino, poi dopo quando se lo fa tutto... È arrivato, è arrivato don Valerio. Avete sentito, è arrivato don Valerio. Andiamogli incontro, venite. Mi dispiace, proprio non posso. Fate pregare. Venga, venga don Valerio. C'è don Peppino qui che l'aspetta, venga. Benvenuto don Valerio. Bravo. Per quello che avete fatto. Ma io non ho fatto niente. Don Valerio, non gli date retta. È stato veramente meraviglioso. È riuscito a mettere a posto tutto, non è vero forse? Sì, ma è stato proprio per un miracolo. Bravo, bravo. Loro sono stati venite, don Valerio. Sì, ma per la riconsacrazione ci vuole il vescovo. Io posso soltanto dirvi due parole. Ti faccio la mano. Io vi benedica, bambini. Buona salute, padre. Santo. Mettetevi davanti. Oh. E si vedete meglio. Uscito! Renzo! Cerca subito don Peppino, cercatelo! Ma come stava qui? No, lo vedo uscire io! Ma perché? Stava uscito dall'altra porta! Don Peppino! Don Peppino! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non vicini a mamma! Don Peppino! Don Peppino! Qui, qui, qui! Ecco il testigo! Tutti i soldi. Questi soldi dateli ai più poveri e le 1.000 lire contenute nella busta sono per una messa cantata alla buon'anima del signor Nicola. Ma dove si sarà cacciato? Pitto! No, padre, da oggi in poi devi chiamare papà, capito? Andiamo. Grazie. Ma non devi piangere. Non andar via. Resta con noi. Come faccio? Non posso rimanere. Ciao. Papà! Auguri. Papà.